Ehi, hey, lavori fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo episodio di Detective Pikachu. Nella scorsa parte siamo stati a Fine Park, dove abbiamo scoperto delle cose molto interessanti, e oggi vedremo di proseguire la nostra avventura. Siamo ancora nel capitolo 5, andiamo a vedere cosa ci aspetta. Usciamo prima di tutto dall'agenzia Baker, non so dove ci dirigeremo. Ah, ok, siamo a casa nostra. Pikachu, that's who's responsible for my dad's disappearance. But who'd do such a... Tim, you need to calm down for now. We won't find any answers tonight. Più cose scopriamo, comunque, più sale la paranoia di Tim. Giusto, oggi dobbiamo andare alla GNN. I guess you're right. You should get some sleep. A good detective also needs his rest, you know. I'll try to. Good night, Pikachu. Ah, già russa. Ok, continuiamo a giocare. Ah, ok, inizia il capitolo 6. La GNN è stato corto il capitolo 5 comunque, perché alla fine nella scorsa parte ho fatto anche pochissimi tagli ed è durata sui 30 minuti, quindi ok. Il giorno dopo siamo andati alla GNN all'orario concordato. Il capitolo 5 si può dire che sia il più breve. Per ora, magari. Siamo comunque a metà del gioco, anzi poco più di metà del gioco, perché i capitoli sono 9 e questo è il sesto. Ce ne mancano 3. È enorme! Vabbè, Pikachu, sei tu che sei piccolo. Che spavento al PCL, eh? Ero preoccupato per te. Ah, lui è lo stesso agente che c'era. Ok. Vabbè, non penso che lui ci dirà niente di importante, anche perché non abbiamo nemmeno messo le mani sul caso che affronteremo oggi. Ci sarà sicuramente qualcosa di cui parlare, da fare. Eccole! Tim, hello. Oh, Mako. Amelia. Good to see you again. I sure hope we can help you out. Thank you for having us here. Sure. No problem at all. You know, would it be all right if we stop by the studio real quick? Mr. Clifford would like to say hi. Of course. Molto bene, molto bene. Che con Mr. Clifford non ci abbiamo fatto molto. Dov'è che dobbiamo andare, quindi? Sì, ok, andiamo. Let's go. Pikachu passa sotto. Let's go see Mr. Clifford. 23rd floor, right? Yeah. He said he'd be recording that music show. Eccoci. Vediamo un po' che ci dice. Ah, penso che dovremmo trovarcelo da noi, forse. Sarà qui in fondo? Ok. Studio di registrazione. Io me ne intendo di registrare cose, sapete com'è. Studio 1! Oddio, che figata comunque. Ecco Mr. Clifford che parla con un tizio. Oddio, assomiglia a Steve Buscemi. Davvero, eh? Mr. Clifford! Ah, good to see you again. Here he is, the young man I was telling you about. Oh, Tim Goodman, the detective, right? Ethan Graham. Graham, presidente della GNN. I'm Ethan Graham. He's the president of GNN. And I've been told that you've been a really big help to my staff members here. And I assume this little guy must be your assistant. He sure looks official with that hat on. Ma lo è! Actually, Tim is more the assistant here. Ecco. So anyway, you came here to look at the videos? That's right, the videos. I'll go get him. Be right back. Thank you. I hope it's not a problem. No, it's nothing. You've really helped us getting some of our scoops lately. It's only fair we return the favor. Absolutely. How about a tour of the studio while we wait for Mako to return? Okay. Love it. Thank you. Un tour dello studio. Mako si era completamente dimenticata del video del reportage. Oh mio Dio. Va bene, già che siamo qui, accettiamo la proposta di Roger. Visita lo studio di registrazione.
let's check out the studio while we wait for Mako to get back. Mamma mia, lo prendiamo come una cosa così seria, visitare uno studio e basta. Infatti, cioè, così lo visitiamo. Maximum Music. Ok. Si parla di programmi in cui si intervistano le persone e non si sa qual è l'ospite di oggi. Sul video del reportage, va bene, dobbiamo aspettare semplicemente. Quindi parliamo un po' con tutti, sicuramente per far andare avanti le cose. Dovremo sicuramente sentire un po' il parere dei presenti. Roger, che sarebbe lui. Mr. Clifford. Ci parlano tutti della GNN. Poi ognuno parla dell'altro. Oh, guarda, c'è anche il cameraman. Si occupa delle riprese, proprio come gli Yanma? Oh mio Dio, che figata! Pokémon che lavorano alle emittenti televisive. Deve essere una cosa fighissima. È raro che il presidente venga allo studio. Ah, sono tutti un po' in ansia. Tu chi sei? La fonica? Copione. Ah, ok, la R principale. Aiuto regista. Scusami, ti avevo visto con le cuffie. Guarda qui che studio sfighissimi. E lì c'è uno Yanma con una telecamera in mano. Fanno tipo le riprese aeree. Altro che i droni proprio. Salve? Yanma, ottimi cameraman. Come riutilizzare i Pokémon per varie mansioni umane. Wow. That's gotta take some skill. Interested in the Yanma cameras? Yanma cameras. Keith Norman, aiuto regista, un altro. Vabbè, questo ha un ruolo più fondamentale. My name's Keith. I'm the assistant director here, but mostly I run errands. Nice to meet you. I'm Tim. Right, I heard about you. Well, Tim, what do you think? The Yanma can fly around and let us film any scene at any angle. This filming style is unique to our studio. Make sure you get a good shot of me. Best looking Pikachu ever. Awesome idea. Pikachu. Clifford's idea. You there? Olga Ellison, critica musicale, oddio. Con i vestiti dello stesso colore dei capelli. Si è smarrita una Paragli? Vabbè che comunque è così grossa che non dovrebbe essere difficile da trovare. Oh mamma. In ogni ambiente lavorativo ci deve essere sempre quella che rompe le scatole, o quello. Oh mio Dio. Pikachu, più scorbutica di te comunque, Max Warhol, comico. Oddio, fatti cognome Warhol, come Andy Warhol. Infatti la cravatta con tutti quei colori mi fa pensare a un piccolo riferimento. No way. You don't know the team of Max and Chat Hut? Well, sorry, I've never heard of you. Oh, che carino Chat Hut, mi ricorda PokéPark, un imitatore loquace. Che comunque lo stile di gioco di Detective Pikachu è simile a PokéPark, senza i casi e senza gli umani, però è molto simile perché anche in PokéPark dai aiuto ai Pokémon e fai queste cose qui. È un po' montato di testa, You must know this, our intro. Ah, sentiamo. Max and Chatot, it's Max and Chatot. We're the coolest, you got to admit it. Admit it! Admit it! Ah, sì, mi ricordo! I guess you haven't seen it. Admit it! Now that I see it, you know. Oh mio Dio, ragazzi, che cringe. Late night shopping channels. Oh, I think I saw you on a commercial. Yeah? Right, I knew it. Here, let me give you my autograph. Okay. There you are. You'll be the envy of your friends. Yeah, thank you. Bello però. Autografo di Max. Ok. Chissà se magari ci servirà per qualcosa.
Tipo, magari qualcuno combinerà qualcosa e noi in base alla firma scopriremo che magari lui è colpevole di qualcosa. Vabbè, dai, non ci facciamo troppo la testa. Salve, Chatot. Non parla più. Va bene, facciamolo parlare noi. Ok. Con questo Yamma ci avevamo parlato? No. Ok, penso che abbiamo parlato con tutti. Pikachu? Direi che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Ok. Chissà come mai. Torniamo da Roger e decidiamo cosa fare. Mr. Clipboard! Io avrei degli impegni comunque, eh. Ci vuole un modello. Per farci riprendere dagli Yanma. Andiamo in regia? Oh, wow. È tornata. Cioè, solo Emilia. Meiko no. Sarà questa? Yes. Sala regia, c'è un Utut! Hiro. Hiro Morgan, regista del Hi. programma. How are you, Amelia? So is this young guy your boyfriend? Oh. No, it's nothing like that. This is my friend Tim, and we're just giving him a tour of the studio. Oh, so this is who you and Mako keep talking about. Nice to meet you. I'm Hiro. Nice to meet you too. Hiro's the director Ah, of sono the solo un company. amico per te, però parli It's true. continuamente di me alla And I'd be gente, completely lost if it wasn't for my partner here. eh? Utut, un preciso segnatempo. That's Hoot Hoot. It's our timekeeper. It's phenomenal at keeping track of time. We couldn't run this place without it. Must be really smart. Hey! I'm all ready to go over here! What's the Oh, I forgot. Excuse me, Hiro. Is Tim over there with you? Yep. Would you mind letting him take a look at the Yanma cameras? It shouldn't take too much of your time. Sure, no problem at all. Thanks, Hiro. I appreciate it. Come on, over here. Thank you. Vediamo. Filma usando le telecamere Yanma. Ok. Controlla le telecamere Yanma seguendo le indicazioni sullo schermo. Tim, are you ready to go? You know I've been waiting for you, right? I know exactly how I'm supposed to move. You should take a Ok. look. Vediamo. I'm the great detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Mio Dio. Over there. That was a close one. What's that? Fuori la capriola. It's all making sense. I've got it now. Yeah! A bolt of brilliance! So smart! I'm almost jealous of my own Ma talent. dai! Pretty smooth moves, eh? Vabbè, That's what you certo. should be filming. Vai. The atmosphere of the scene can change depending on how you film it. Decide on what you want, and then tell Yanma. Va bene, allora. Filma usando le telecamere Yanma. La telecamera segue Pikachu senza cambiare inquadratura. Ruota a destra, a sinistra, si avvicina a Pikachu, si allontana da Pikachu, riprende Pikachu dall'alto in basso. Scena in cui Pikachu cammina. Pikachu si nasconde durante un inseguimento. Pikachu salta fuori dal suo nascondiglio e raccoglie un indizio. Scena del lampo di genio. Allora, il lampo di genio è alla fine. Quindi la telecamera riprende Pikachu dall'alto in basso. Penso vada qui. Forse così. Proviamo a fare una cosa così. I'm the great detective Pikachu. I'm using my brilliant mind to trail a suspect. Qui avrei dovuto fare. Ah no, forse andava bene pure così, dai. È carina pure in questo modo. What's that? It's all making sense. I've got it now. Yeah! A bolt of brilliance. So smart. I'm Anche se una almost ripresa jealous da of my davanti, qui talent. anche andava bene. Tell me, was it a good shoot?
Benissimo, Pikachu, benissimo. Great. Now let's head back. Che figata, proprio utile questa cosa, eh? Torniamo allo studio di registrazione. Ok. Tutto questo solo per provare le telecamere Yanma. Rieccoci qua. Pikachu, che ci dici? Sei andato benissimo, guarda. Infatti, non montarti la testa. Oh mio Dio. Di nuovo l'antipatica. E non ha ancora ritrovato il suo gattone. Non riesco a trovare la mia piccola Paragly. Ma non penso sia così piccola, eh? Allora, scopri dove è finita Paragly. Ok, appunti. So, let's gather information. Ma chi è che dovrei chiedere? Forse è gli Yanma che riprendono sempre tutto. È molto esigente con le inquadrature e vuole essere sempre accontentata. Ok, quando non è soddisfatta le colpisce con la coda. Ah, forse se trovassimo uno Yanma senza telecamera, magari, vuol dire che è stato colpito, in quel caso. Dobbiamo capire dove si nasconde. Ma gli Yanma, secondo me, sono da interrogare, per forza. L'hai visto uscire dalla porta a destra. Ok, perfetto. Andiamo di qua, dai. Magari la troviamo subito. Anche perché la prima parte qui agli studios non è stata proprio utilissima, tutta quella roba delle riprese. È stato divertente, sì, ma abbiamo del lavoro da svolgere, abbiamo delle cose da scoprire, insomma. Cos'è, tipo un violino? Cricketune! Carina Mitchell, violinista. Sì, avevo azzeccato lo strumento. Adesso arriva Cricketune e fa la sua fantastica melodia, che sarebbe il suo verso, inizia a fare... What's wrong, Cricketune? Oh, Cricket! Oh, so sorry, didn't mean to intrude. No, it's all right. I was just a little surprised, that's all. I'm sorry. Are you gonna be part of today's show? Yes, my name's Karina. Nice to meet you. Cricket! Leggiadro musicista. Però voglio sentire il suo verso, eh. Sorry, it seems to be in a bad mood. Pika, 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 pika. Aren't you a cute Pikachu, huh? Don't let him fool you. Vabbè. Cricket! Vediamo se l'ha visto. L'hai già incontrata? Bene, allora sai di chi parlo. È passato da queste parti? È venuta a gironzolare qui e ti ha fatto sloggiare dalla poltrona per mettercisi lei. Oh mio Dio. È come la padrona. Ruba il posto degli altri. Perché? Perché mi devo mettere a perdere tempo per far contenta quella vecchia scorbutica e il suo gatto? Che poi è pure brutto Paragly. Infatti nel nome c'è Ugly, che vuol dire brutto in inglese. Ok, loro non ci dicono niente di che, però la sensibilità sui suoni è un indizio buono, quindi per adesso ci accontentiamo, continuiamo a perlustrare, magari nelle altre stanze. Di qua non c'è niente di che comunque, quindi proviamo a vedere di qua. Paragly! Oh, che succede? Oh mio Dio, Pikachu! Perché? Perché? Tu non mi sai dire niente? Un Pokémon bello grosso, orecchie viola. Beh, si sa che è grosso, Paragly. Tu, Chatot? Forse potrebbe essere nel camerino accanto. A quanto pare ogni giorno va in giro per i camerini a far capire alle nuove star Pokémon chi è che comanda. Oddio! Oddio! No, non volevo parlarti di nuovo! Mannaggia, qui è come quando vai al centro Pokémon nei giochi tradizionali, che premi A ripetutamente e poi finisci per parlare due volte con l'infermiera Joy. Camerino accanto, eh? È rimasta solo la sala, quindi...
Non penso che sia qui. Però già che ci siamo, interroghiamo anche gli altri. Per colpa sua molto spesso si finisce con l'essere in ritardo sul programma. Oh mio Dio. Kiro? Non è che qualcuno ha fatto sparire Paragli perché era diventata talmente antipatica che l'hanno voluta togliere di mezzo? No, perché non mi sorprenderebbe questa cosa, eh? Il sogno di Hiro, ok. Salve? Con te non ci avevo ancora parlato. Le interferenze. E su Paragli? Va bene, qui abbiamo raccolto già due o tre indizi molto importanti. Qui è dove eravamo noi prima, quindi... Il rapporto tra Chatot e Paragli. Questo cos'è? Un carrello per trasportare gli oggetti. Contiene Magnemite, aprire solo a inizio riprese. La cassa di Magnemite. Ma lei non mi può dire niente di più su Paragli? Scrivi tutto quello che ti dico, ok. Un Pokémon bello come un delicato fiore primaverile. Oh, wow. Oddio! Mimikyu! Sogna di diventare famoso. Salve, Mimikyu. Non ho nessuna intenzione di rubarti la scena. Ah, beh, giusto, vi somigliate un po'. Ho paura che io voglia rubargli la scena dato che ci assomigliamo. Oddio, che poi per l'indole di Mimikyu sarebbe anche giusto come ragionamento. Non ti agitare, ok. Oh, sì, il mio Pikachu non sa usare le mosse, lo so, è un tipo particolare. Vai, torna nel camerino con il tuo Mimikyu, su. Abbiamo trovato un Mimikyu e non abbiamo ancora trovato un Paragli. Perché? Ah, ok, dobbiamo parlargli allora. Eccolo. Salve. Allora, dici un po' cosa sai su Paragli, anzi su Magnemite, scusami. Dato che comunque prima ho anche trovato la cassa. L'incontro con i Magnemite. Bene. Oh, Pikachu. Abbiamo raccolto un bel po' di informazioni su Paragli. È arrivato il momento di tirare le conclusioni. Perfetto. Forse in una cassa per i Magnemite che ho trovato prima. Allora. Quale caratteristica di Paragli può aiutare a capire dov'è? Chatot e Paragli si misurano sempre con lo sguardo. Va sempre a mettersi nei posti che le piacciono. Si avvolge la coda attorno alla vita. Le sue grandi orecchie viola sono uno dei suoi tratti distintivi. È bella come fa. Penso che sia questo, sapete? Magnemite. Sarà nella cassa con i Magnemite. Allora, che nesso c'è tra questi Pokémon? Mimikyu ha incontrato Magnemite in corridoio. Cricket ha una grande sensibilità per i suoni. Magnemite nella cassa. Ok, Magnemite nella cassa, direi. E Mimikyu ha incontrato dei Magnemite in corridoio. Vuol dire che Paragli li ha spodestati dalla cassa. Molto bene, ragazzi, sono un genio. Il problema è che ora non mi ricordo nemmeno in che stanza ho trovato la cassa con i Magnemite. Era un camerino comunque. Allora, oh mio Dio, quante robe. Studio di registrazione. Allora, cerca di capire dove si trova Paragli. Studio di registrazione, camerino dei Pokémon, camerino di Karina, camerino di Max, sala regia, camerino Olga. Non mi ricordo, in uno dei camerini. Non è questo. Non mi ricordo in quale camerino l'ho trovata. L'ho trovata la cassa. No, nemmeno in questo. Nemmeno in questo. Molto bene, era in quello sopra.
We'll find it in the dressing room. Ok, sta facendo un bisolino nella cassa di Magnemite. La potevamo anche aprire prima, eh? Vabbè, ci hanno detto di no. Ah, e tra l'altro in questa stanza stessa. Non l'ho vista quando sono arrivato. Oh, mamma mia, quanto è grossa. È molto piena di sé. Come fa un Pokémon così carino come Glemmiao a diventare così? Ok, l'abbiamo trovata. E Magnemite? Boh, sarà in giro nel corridoio. Dobbiamo trovarli al più presto. Perfetto! Troviamo una cosa e ne perdiamo un'altra. Vabbè, sicuramente lo saprà Paragli dove sono. Scappato dalla sua cassa. Cercatevelo da soli. Mamma mia, quanto è antipatico! Mimikyu? Corridoio? You do a pretty good job mimicking me, I'll give you that. But if you don't mind, I'd like to see what you look like under that cloth. Non è possibile. Chiediamo aiuto agli Yanma per cercarli. Va bene, va bene, va bene. Così con tutte le loro telecamere di sicuro li potremo trovare. Poi da qui, dagli studio dove abbiamo tutte le telecamere piazzate sugli schermi. Eccolo! Può causare interferenze. Ah, ma quindi era uno solo? Pensavo fossero di più. They can finally start filming now. Oh. Why are you causing everyone so much trouble? Ma poverino. You say it's Perugly's fault? Well, I guess that's only fair. Ovvio, no? After all, it probably takes after that Olga woman. What an obnoxious duo. We've gotten a good tour of the studio, right? Eh sì, direi anche troppo l'abbiamo girato lo studio. E abbiamo già risolto 3 casi. Ora che abbiamo trovato Magnemite, le telecamere dovrebbero funzionare di nuovo. Torniamo allo studio di registrazione. Ok, non mi perderei le prove di Karina per niente al mondo. Siamo finalmente riusciti a risolvere gli inconvenienti causati dai Pokémon e le prove hanno potuto cominciare. Ok, adesso possiamo vedere quel dannato filmato per cui siamo venuti? Television, right? Oh, starting. Hi everyone and good evening. I'd like to welcome you to Maximum Music. As always, I'm your host Max and Max. Beh, però faceva ridere, eh? This is Chatot. So, today we have we'll introduce the guests tonight. Thank you very much. I'm Olga Ellison and this is my darling Perugly. Oh, Chatot! Our show's being taken over again! Wonderful work, Perugly dear. Well, shall però funziona lo show con questi personaggi così, perché è divertente. Next, a very special guest. A violinist you all know and love. Here she comes now. Miss Karina Mitchell! What are you doing? Clap harder! I'm clapping as hard as I can. Good evening. Cricket! And cut! So, Karina, smile a little more. Don't forget that, okay? He's right, you know. You've got to be more confident, otherwise nobody will care. Now, now. She obviously doesn't get it. It's her modesty and humility that add to Karina's charm. Vero. Sounds like a lot of work to be on TV. Quindi adesso che si fa? Entrata in scena. Ok. Vabbè, non penso che ci diranno niente più di utile. Dobbiamo semplicemente aspettare adesso. Puoi tornare tra un po'? Ok, proviamo a parlare con i partecipanti alla trasmissione. Cricketune? Cricket! Le prove. La prima volta che ti trovi circondato dalle telecamere. Ah, ecco perché erano così... così presi. Che si dice qui, ragazzi?
Bene bene, Olga, vedo che non hai perso quella tua lingua tagliente. Che vuol dire? Mi stai dando della maleducata? Oddio. E se ne vanno. Quanto è suscettibile. È la voce di Olga, che imitazione perfetta, stessa voce, stesso tono. Oh mio Dio, Chatot. Chatot ha risposto al segnale di Max. Ti, ma prova a battere il piede per terra. Ah, abbiamo scoperto il suo trucco per fargli fare le imitazioni, quindi batte il piede a terra. Un professionista però non svela mai tutti i suoi trucchi, è giusto, è giusto. Quindi evitiamo di importunarlo, ecco. Fra poco ricominciano le prove, andiamo a parlare con Hiro. I segnali di Chatot.